Buonasera a tutti, come state? Tutto a posto? Oggi vi voglio parlare, voglio variare un po'. Perché? Perché Banipal, che è il giornale di letteratura araba più importante al mondo, ha stilato una classifica molto particolare. I 100 più bei romanzi scritti in arabo e valutati da autori, accademici da ogni parte del mondo arabo e non solo. La classifica appunto è di 100 romanzi, ma noi già solo a fare i primi 10 ci siamo accorti che la stragrande maggior parte non sono stati tradotti in italiano, purtroppo quindi non li conosciamo perché ci stiamo applicando sempre di più a leggere in inglese, però non è una cosa che faccio tutti i giorni, onestamente, o quantomeno un romanzo in inglese, e quindi abbiamo pensato di restringere un po' il campo ai primi tre, anche perché fortunatamente due di questi li abbiamo proprio qui davanti ai miei occhi. Quindi iniziamo subito con questa speciale classifica, partendo dalla posizione numero 3, ossia un libro che conoscete già in realtà, perché ne ho già parlato su questo canale, proprio sul canale YouTube, ossia Il pane nudo di Mohamed Shukri. Un romanzo che, come dissi l'altra volta, è entrato nella leggenda ancora prima di venire pubblicato e che probabilmente ha rappresentato e rappresenta tuttora una sorta di riscatto anche da un punto di vista culturale del Maghreb rispetto al resto del mondo. È poi anche uno dei libri più interessanti di quella parte lì di mondo. La storia ve la ricordo proprio semplice semplice. È la biografia di Mohamed Shukri, l'autore del libro, e di fatto è la prima parte di una trilogia che poi andrà a prendere tutta la sua vita e si concentra nella fase in cui lui da giovane deve emigrare dai Monti del Rif fino a Tangeri e lì ci racconterà tutte le sue disavventure e non solo, con un riscatto finale quasi inaspettato, ma che inciderà poi sulla vita del protagonista e sulla creazione appunto di questo romanzo. Seconda posizione occupata dalla trilogia del Cairo di Naguib Mahfouz. Noi non possediamo neanche un libro di questa trilogia, è stato effettivamente stampato in Italia, ma molti anni fa, lo abbiamo visto perché su Amazon si trova effettivamente, cioè se tu cerchi lo trovi, ma se non mi sbaglio se ne può acquistare soltanto una parte e quindi valuteremo se comprarlo o meno in inglese più avanti. Questo comunque fu la prima vera grande opera di Naguib Mahfouz, ed è da delinearsi, cioè da collocarsi nel tempo poco prima dei Ragazzi del quartiere, che è stato il quinto libro di questa classifica, per dare un po' di importanza a Naguib Mahfouz, ed è stato due libri prima del Ladro e i cani, che questo mio è nettamente più bello di quelli che ho letto finora, quindi non faccio fatica a immaginare che più o meno nello stesso periodo abbia fatto qualcosa di altrettanto bello. La trilogia del Cairo è sostanzialmente, per farvi capire, almeno da quello che dice Wikipedia in inglese, una sorta, uno di quei libri grandi, pregni, che attraversano le generazioni e mostrano il volto di fatto più popolare di una determinata nazione. Alla fine per ogni stato più o meno ce n'è uno. Io a scuola avevo letto Verga, non so se i Malavoglia sono più o meno la stessa cosa, però uno di quei romanzi lì, per farvi capire. Comunque andremo a breve a approfondire se riusciamo a trovare. Se qualche libraio sente, eccetera, vedrà nell'elenco qualche libro, ah ma ce l'ho, ah ma perché? Noi qua stiamo, proprio schifo i libri non ci fanno, guarda, se giriamo abbiamo tutta una zona loro dedicata, eccetera. Comunque, sorpresa delle sorprese,
il libro vincente di questa speciale classifica viene da una parte del mondo arabo quasi sconosciuta di più. Molta gente scommetto che non sa nemmeno che si parla in arabo lì, ed è al contrario. Si vede che non è libero parlo. Ed è al contrario una delle parti probabilmente più interessanti, proprio perché riesce a mischiare due culture molto diverse in un equilibrio sempre precario ma stabile alla fine. Vi stiamo parlando del Sudan e di Tayyip Salih con la stagione della migrazione nord. Lo abbiamo qua davanti. Questo è il libro vincitore. E noi prima, per onestà, ci siamo anche un po' domandati del perché. Non perché non ci sia piaciuto il libro. Il libro ci è piaciuto così tanto da inserirlo anche nella tesina delle medie. Ma perché questo in particolare e non magari degli altri libri che portano qualcosa di più, o non so, Creatura di sabbia di Tahar Ben Jelloun, che nell'elenco che ho visto io non era l'elenco completo, quindi sì, però forse potrebbe esserci, come no, non ho visto e non so, ma è uno di quei libri che a gusto nostro meriterebbe. Perché però hai scelto proprio questo rispetto ad altri? La spiegazione che ci siamo dati è un po' questa. Probabilmente rispetto a tanti altri è un libro che riesce a mettere insieme più funzioni, tutte fatte in maniera egregia, onestamente. È un libro che può essere definito, anzi molti lo definiscono, il cuore di Tenebra, però indigeno, tra virgolette, ed è la storia di questo ragazzo che è andato a studiare in Inghilterra e che ritorna nella propria terra in Sudan, e che viene a conoscenza di questo uomo particolare di cui non si sa troppo, ma che è lì e che dovrebbe avere una storia nascosta che non è chiara e che il protagonista proverà a scoprire. Di fatto più o meno è questo. Io l'ho utilizzato non tanto per il cuore di Tenebra in sé, ma per le descrizioni di come opera l'esercito inglese in Africa. Perché lì è molto preciso e molto dettagliato su come loro operano proprio da un punto di vista psicologico nei confronti dell'indigeno. E oltre a questi due elementi, che fidatevi, non sono poco, in più c'è anche tutta la questione Sudan proprio, che è uno dei paesi probabilmente meno raccontati in assoluto, ma che a parer nostro più interessanti. Quindi ovviamente non sappiamo questo, ci saranno anche altre motivazioni e molte derivate dalla lingua che noi non sappiamo perché abbiamo letto in italiano. Il romanzo ha vinto e con merito, e siamo curiosi di sapere invece quali sono i vostri libri di letteratura araba preferiti. Sicuramente verso dicembre, fine dicembre, uscirà un nostro video ad hoc, perché non vediamo l'ora di farlo tanto. Ma ci terremo molto a sapere la vostra opinione e, come al solito, se avete un argomento in particolare, eccetera, ditemi pure e io sarò solo contento di portarvelo o martedì o venerdì o domenica, sempre alle 14:15. Anche è sempre un piacere, pure mo' poi la verità è che sono un po' più stanco del normale, quindi a maggior ragione vi saluto.